Carissimi utenti, buongiorno, qui collegati da Patrica in provincia di Frosinone, siamo nella Pina Ciociaria, le Pini Bike Race, organizzatore di una kermesse sportiva che ha visto l'ampia partecipazione massima di tante società sportive a livello nazionale, molte società sportive della provincia di Roma, ed ecco che si parte, carissimi utenti. Le immagini dall'alto si evince che l'evento è stato, la partenza è nella zona pianeggiante di Patrica e adesso si erge verso la zona alta di Patrica per poi riscendere, si attraversa la zona del castello, la zona del bosco e quindi si attraversa una zona veramente turistica. L'obiettivo è quello di rivalutare il territorio ed ecco che vediamo adesso le immagini dal basso, tanto le società sportive dalla Ciclotec all'HGV, dal triciclo di Sidicino a Cycling Cafe Racing Team, alla CTM, alla Cicli Reback Fondi, alla Cicli Rossi, alla il biciclo Team News Limits, alla Bike Garage Racing Team, Ciociaria Bike, alla Niene Bike Team proveniente dalla Valle della Niene, dall'ASD TBK, abbiamo Alatri Bike, abbiamo quindi tantissime società sportive dalla Ciclotec alla SD Art Bike, alla Cycling Cafe Racing Team, già dalla Provis alla Provis Bike. Ed ecco, vedete, le immagini dall'alto fanno ben vedere la partecipazione massima dei bikers che diciamo in certo senso hanno voluto obbligatoriamente partecipare a questa kerme sportiva dei bikers, riguarda appunto le mountain bike, perché è uno sport davvero molto stimolante, molto completo, energetico e si vedono poi panorami e vegetazione davvero stupenda. Ed ecco, carissimi utenti, in questo momento Angeloni Adriano in prima posizione della Ciclotec, seguito da Giovanni Pensiero della Cicliconte Racing Team e poi da Giorgini Davide della Cycling Cafe Racing Team. Intanto si prosegue e vediamo che attualmente c'è De Angelis che ci passa davanti alla camera. Abbiamo altri atleti, ecco, vediamo le immagini dall'alto in questo momento di De Angelis e del suo compagno di squadra che stanno attraversando la strada per poter poi raggiungere il traguardo. In questo momento stanno raggiungendo, ci stanno passando in questo momento abbiamo, anche Cellini, c'è poi Mirko Zanni, Jacovazzi che dovrebbero passare in questo momento e diciamo che abbiamo le immagini dall'alto che ci fanno vedere il panorama straordinario e spettacolare di Patrica, davvero un panorama stupendo che giustamente lascia il mozzafiato. E quindi proseguono con le immagini di un altro bikers in questo momento in azione che si vede appunto dall'alto, poi vediamo le immagini da terra e che si avvia anche lui al traguardo. Siamo a metà del percorso, un percorso fatto e prestabilito in modo impeccabile da parte dell'organizzazione, un'organizzazione molto unita, l'unione fa la forza e si cercano di raggiungere i migliori obiettivi possibili. Ed ecco, carissimi utenti, si continuano a percorrere le strade di Patrica, intanto vediamo lo svolgimento della gara, una gara che è stata, come dicevo poc'anzi, organizzata in modo impeccabile dai Lepini Bike Race, davvero una gara che è stata organizzata nei minimi dettagli e nei minimi particolari, in una zona del verde, a pochi passi da Frosinone, nel pieno della Ciociaria, nel pieno verde della città di Frosinone, un memorial. E intanto ecco nelle immagini che stanno attraversando altri atleti, adesso vediamo passare Riccardi nelle immagini di Ciociaria Bike e poi abbiamo anche Pellegrini, quindi Ciotoli, e ci si avvia verso il traguardo. Intanto sempre le immagini dall'alto fanno vedere un paesaggio davvero straordinario e spettacolare che vuole mettere in risalto appunto le qualità naturali della Ciociaria
tutta vegetazione ben ordinata, nessuna appunto possiamo dire edilizia selvaggia, ma tutto costruito in modo perfetto. Ed ecco intanto giungere in questo momento Montaquila, il triciclo sedicino, Russo e Cellini della CTM. Ecco, adesso vediamo le immagini dal basso che ci possono far vedere come gli atleti sono molto bravi in questo caso a percorrere le strade. Ecco le immagini, attraversare appunto un tratto di strada di questa point to point, e davvero diciamo che c'è pure il pubblico ad assistere ad una gara molto particolare, e dove si mostrano appunto le bellezze della sociaria, dove si mostra appunto le caratteristiche vegetative anche del comune di Patrica, soprattutto che appunto è il centro nevalgico di questa gara delle bike, e che noi in questo momento stiamo vedendo dall'alto. Vedete, bellissima vegetazione, bellissime piante ben curate, come si evince dalle immagini, quindi c'è davvero da vedere per il turista, per il visitatore. E quindi stiamo assistendo ad una gara che in un certo senso il biker che partecipa può anche vedere ciò che c'è nel laterale. Intanto è passato Bossis, Sgriccia, passa anche Giuliani della SD TBK. Intanto adesso sta per attraversare Massimiliano Onorati, sta arrivando anche Foschi, quindi Bike Shop Roma. Ricordo che ci sono molte società sportive di Roma, Foschi della Pro Bike Racing Team, abbiamo Spinelli della HGV, abbiamo Giaccone della Niene Bike Team, abbiamo Rossi della GM Bike, abbiamo Scarsella della Alatri Bike. Ed ecco carissimi utenti che in realtà in questo momento stanno attraversando, dopo Protani della Cycling for Life, Rinna della PS Cycling Team, Alessandrino, poi abbiamo Carzoli della Provis Bike, abbiamo Meroli della HGV. E adesso arriva un altro gruppo di ciclisti, a momenti si tratta di appunto a momenti dovrebbe essere un altro gruppo che dovrebbe spuntare dalla curva. Ecco Meroli dell'HGV, poi abbiamo, ecco, salire in questo momento Rossi della GM Bike, Iale della Team Astolfi, Maseotto. Ecco, sono tre ciclisti che in questo momento si stanno impegnando al massimo per poter riuscire a tenere banco rispetto ai loro concorrenti. Una gara che è molto concorrenziale, molto competitiva, ma mentre conosciamo che in questo momento c'è una competizione nel pool di testa, e che in effetti davvero è una gara molto molto competitiva. Intanto carissimi utenti troviamo un altro gruppo, si tratta di Bimbato della Cycling for Life, Santi il biciclo Team New Limits e Trovini della SD Art Bike. Sono i tre biker che in questo momento stanno, ecco Santi, lo vedete, il biciclo Team New Limits, poi abbiamo Trovini della SD Art Bike. Poi è la volta di un altro gruppo, Fratticci della Ciclotec, Vecchiato, Bianchini. Abbiamo appunto diversi atleti in questo scorcio, Menichelli, Giovanni della GM Bike, quindi tutti atleti bagaglini che in realtà stanno cercando di raggiungere il gruppone. Ed ecco carissimi utenti che davvero è stata una gara ricca di emozioni, ricca di successi, ricca di partecipazione, uno straordinario risultato, tutti i partecipanti a quanto pare
stanno passando le strade di Patrica, soprattutto in questa in questo incrocio, in questo bivio. Attualmente sta salendo un altro atleta pian piano. Ricordiamo che la gara è risultata tutta in salita, il percorso è davvero stato micidiale per quanto riguarda il consumo di energie, quindi in effetti gli atleti giustamente diciamo che nel primo 50% del percorso c'è stata una selezione, un distacco possiamo dire degli atleti durante la gara rispetto al gruppo di testa. Intanto stanno arrivando altri atleti, si tratta appunto di Menichelli, Giovanni, Bagaglini, abbiamo Sforzini, Caponera, Polverini, D'Annunzio, Tanzi, Magnani, Bagaglini. Voglio ricordare anche le società sportive Aline Bike Team, GM Bike, SD TBK, ricordo anche con precisione Eral Editore, Center Bike, Piccoluppi. Ecco, sono tutte le società sportive che in realtà in questo momento gli atleti che appartengono a queste società sportive. Cycling for Life, anche Bagaglini della Cycling for Life, Camilli intanto della Cycling Cafe Racing Team, Lampazzi della Provis Bike. Quindi in realtà c'è stato davvero uno straordinario successo di questa kermesse sportiva, che ha visto come organizzazione impeccabile davvero l'ordine e le indicazioni precise affinché i bikers avessero la possibilità di poter non sbagliare la strada. Questo è risultato un fatto molto importante e straordinario, perché comunque da questo punto in poi i biker, prima di arrivare al traguardo, devono attraversare il bosco che giustamente è un luogo fantastico, però giustamente uno può anche sbagliare perché è un bosco, quindi di conseguenza i biker veramente finora hanno svolto un ruolo straordinario grazie al lavoro straordinario fatto e schematizzato dall'organizzazione. Quindi un plauso va all'organizzazione di Patrica, e quindi davvero un successo straordinario di questo evento, mentre stiamo vedendo ulteriori atleti che stanno attraversando le strade di Patrica. A momenti andremo al traguardo per vedere giusto la competizione. Intanto ci annunciano che in questo momento c'è una strepitosa competizione tra Adriano Angeloni della Ciclotec, tra Giovanni Pensiero della Cicliconte Racing Team, abbiamo Mirko Zanni, il triciclo di Sidicino, Carmine De Angelis, il triciclo di Sidicino, e Giorgini Davide della Cycling Cafe Racing Team. Tutti sono concorrenti che arriveranno, diciamo, a pochi secondi, a pochi minuti di distacco tra di loro, e quindi tutto si svolgerà a momenti, e vedremo, analizzeremo lì il commento della gara con le eventuali interviste che ci saranno. Vediamo sotto il traguardo, ecco, quale sarà il risultato quantitativo ma anche qualitativo, visto e considerato l'impegno da parte degli atleti, l'impegno profuso. Ricordo che le società sono giunte da tutta Italia. In questo momento però i due atleti che sono l'atleta che è in prima posizione della Ciclotec della provincia di Roma, quindi si tratta di Adriano Angeloni, che in questo momento sta dominando la gara, e quindi in effetti anche se Giovanni Pensiero, Davide Giorgini cercano di poterlo inseguire, anche Mirko Zanni e Carmine De Angelis, però diciamo mantiene la leadership Adriano Angeloni della Ciclotec, che sta continuando a mostrare il suo impegno verso il mondo delle mountain bike e lo sport delle mountain bike. Davvero un risultato straordinario quello dell'organizzazione di Patrica, che ha saputo mettere in evidenza come poter gestire una gara, e intanto ci avviamo verso il traguardo.
Ed ecco, carissimi utenti, siamo al traguardo, sta per arrivare Adriano Angeloni che taglia il traguardo della Ciclotech. Dietro di lui in seconda posizione abbiamo Giovanni Pensiero della HGV Cicli Conte Racing Team, terza e quarta posizione per Mirko Zanni e poi anche Carmine De Angelis, il triciclo di Sidicino. Poi giunge Davide Giorgini, quinta posizione per Cycling Cafe Racing Team. Poi è la volta di Alessio Cellini. Poi abbiamo Alessio Cellini, ecco le immagini della CTM. Poi ancora Maurizio Iacovacci, Alessio Sordi, Ferdinando Bossis, che dovrebbero arrivare a momenti, Riccardo Pellegrini. È la volta anche di Sgriccia, di SD Bike Garage Racing Team. Poi è la volta di Antonio Di Fonso della Bike Extreme Racing Team e poi abbiamo Riccardo Ciotoli del Ciociaria Bike. Ed ecco, carissimi utenti, che in questo momento sta per arrivare Panella dell'Aniene Bike Team. Eccolo le immagini. Poi giungere Masella dell'HGV, ancora c'è il Russo della HGV che dovrebbe tagliare il traguardo. Poi dietro di lui Giuliani della SDTBK, poi ancora Giaccone della Bike Team, poi ancora Scarsella di Alatri Bike e Base 8 pure dovrebbe arrivare. Intanto tra poco qui arriverà al traguardo Angeloni per l'intervista da rilasciare a telesport.mim. E nel frattempo, mentre intervistiamo i primi arrivati, vedremo gli altri arrivi. Ecco, nelle immagini c'è una volata a 3 e quindi con Pensiero, seconda posizione per lui, davvero una gara sprint, una gara che è stata davvero molto ardua. Ecco, ci racconti un po' questa esperienza qui in Ciociaria per quanto riguarda questo percorso a Patrica, prego. Allora, il percorso lo conosciamo abbastanza bene perché già abbiamo gareggiato 3-4 volte qui. Molto bello, pieno di single track, tutti da guidare. Veramente divertente per noi corridori. Per quanto riguarda la gara di oggi, la gara è stata piuttosto impegnativa. Già nelle prime fasi eravamo scappati via 3-4 persone, abbiamo fatto l'andatura in salita e abbiamo preso il largo. Poi, diciamo, verso metà gara si è formato un gruppetto di 3 persone, tra cui c'ero anch'io, Angeloni e Giorgini. Giorgini ha avuto qualche problema, si è staccato e io e Angeloni abbiamo continuato fino ai meno 5, dove lì purtroppo ho avuto un piccolo problema meccanico, mi sono dovuto fermare. Angeloni ha approfittato, è riuscito a prendere il largo e quindi a vincere. Comunque contentissimo da questa seconda posizione. Ecco, com'è stato in realtà l'andamento nel bosco? Ci puoi raccontare? Sì, nel bosco, vabbè, eravamo solamente rimasti io e Angeloni, ovviamente è stata una gara piuttosto tattica, d'attesa, niente, quindi purtroppo ai meno 5, ripeto, ho avuto questo piccolo problema meccanico, mi sono dovuto fermare e quindi lì ho perso praticamente la gara. Ed ecco, carissimi utenti, è stato un successo per quanto concerne questa kermesse sportiva che si è svolta qui a Patrica, un successo sportivo non solo dai partecipanti ma è dato anche dalla presenza del pubblico che con grande passione ha vissuto dei momenti straordinari e ha assistito alla gara anche per le strade. Allora, ecco, siamo qui con Angelone della Ciclotech Frascati. Ecco, Angelone, primo in classifica. È stata una gara abbastanza competitiva con Pensiero e Giorgini che ti stavano contendendo in pratica il tuo ruolo di leader. Sì, in realtà è partito forte Giorgini, ha fatto la prima salita, ha fatto una bella selezione e siamo rimasti io e lui. Dopodiché
a metà gara gli è entrato anche pensiero e abbiamo fatto un bel tratto di gara insieme. Poi Giorgini piano piano ha mollato e in finale sono riuscito a staccare pensiero proprio a pochi chilometri dall'arrivo. Ecco, com'è stato? Intanto arriva un altro biker, carissimi utenti, un attimo Ancelone. Ecco, Ancelone, com'è stato il percorso nel bosco? Il percorso molto molto bello, impegnativo, anche tecnico in molti tratti e dava pochissimo respiro, quindi è stata una gara anche impegnativa, malgrado non ci fossero salite molto lunghe. Ecco, all'inizio è vero che è stata una gara abbastanza complessa per quanto concerne la pendenza della strada, cioè la partenza è stata in salita subito, vero? Arrivare fino a Patrica. Beh sì, diciamo che ha fatto subito da spartiacque la prima salita, ha delineato sin dai primi chilometri insomma i vari gruppetti principali. E poi di lì si è fatta selezione, diciamo, sulla resistenza. Ecco, si continua, carissimi utenti, vediamo ulteriori arrivi mentre stiamo attendendo qualche altro atleta che potrà essere intervistato. È stato davvero un successo straordinario per questa kermesse sportiva che ha visto la partecipazione di centinaia e centinaia di bikers qui presenti. Siamo qui con Giorgini, salve, buongiorno. Ecco, in effetti una gara davvero molto competitiva, tre atleti che in realtà hanno espresso il massimo impegno per poter in un certo senso riuscire a delineare la gara. Ecco, Giorgini, giustamente tu sei della Cycling Café Racing Team di Ciampino, diciamo che questa gara è stata ripartita tra Velletri e Ciampino, secondo lei? Poi c'era anche pensiero. Sì, una gara abbastanza bella, molto veloce, non adatta alle mie caratteristiche. Infatti sulla prima salita abbastanza lunga ero riuscito a prendere un buon vantaggio con un buon ritmo. Peccato per dopo, perché gara molto vallonata, non adatta alle mie caratteristiche, appunto, dove ho perso veramente tanto, le gambe oggi non erano al top, ci rifaremo. Vengo da tanti piazzamenti, stiamo ancora provando a trovare una vittoria e la stagione ancora è lunga e bocca al lupo a tutti. In effetti, diciamo che questa gara secondo te è stata più complessa su strada o nel bosco? Ma di tecnico c'era poco, non era una gara dove si poteva fare la differenza nel bosco, faceva la differenza chi aveva più gamba, la differenza chi spingeva di più e ovviamente si trovava meglio con questo territorio. Ecco qui Maurizio Iacovacci che praticamente taglia il traguardo.